Vediamo adesso un approfondimento sicuramente poco importante che si può anche tralasciare. Prima abbiamo fatto il confronto fra l'energia cinetica e l'energia di riposo dell'atomo di litio. Dovevamo confrontare un'energia cinetica espressa in electron volt, in mega electron volt, con un'energia di riposo espressa in joule. Come si fa a fare il confronto? O si portano gli electron volt in joule o si portano i joule in electron volt. Qual è la cosa più semplice è portare gli electron volt in joule, infatti è quello che abbiamo fatto. In che consiste invece l'approfondimento poco importante che voglio fare adesso? Voglio fare l'equivalenza contraria, cioè voglio portare i joule dell'energia di riposo in electron volt. Vediamo quindi come si fa l'equivalenza inversa. L'energia di riposo è 7 volte la massa di un nucleone, quindi è 7 UMa per C al quadrato, perché l'atomo di litio è formato da 7 nucleoni. Allora, calcoliamoci prima l'energia di riposo di un nucleone solo e poi moltiplicheremo per 7. Quindi calcoliamoci mc quadrato per un nucleone solo, quindi la massa è una UMa. Perciò una UMa per C quadrato, questa è l'unità di massa atomica, la velocità della luce al quadrato, otteniamo circa 1,49 per 10 alla meno 10 joule. Questa è l'energia di riposo mc quadrato, ma non dell'intero atomo di litio, di un solo nucleone. Facciamo quindi l'equivalenza inversa da joule a electron volt. Siccome un electron volt è 1,60 per 10 alla meno 19 joule, se io voglio isolare joule, devo portare questo numero, 1,60 per 10 alla meno 19, sotto all'electron volt. Quindi ottengo 1 joule uguale 1 electron volt e divido per questo numero. Questa è l'equivalenza inversa che vado a sostituire al posto di joule. Perciò l'energia di riposo di un nucleone solo è 1,49 per 10 alla meno 10, lo ricopio. Al posto di joule vado a sostituire un electron volt diviso questo numero. E infatti ho ricopiato 1,49, questo numero qua l'ho ricopiato, al posto di joule ho messo electron volt diviso quel numero lì. Facendo poi i calcoli, 1,49 diviso 1,60 fa 0,93, il rapporto tra le potenze del 10 fa 10 alla 9, che vuol dire giga, vuol dire miliardo. Quindi 0,93 miliardi di electron volt, GeV, giga electron volt. Questa quindi è l'energia di riposo mc quadrato di un nucleone solo, ma l'atomo di litio ne ha 7, quindi devo moltiplicare per 7 l'energia di riposo di un nucleone solo. 0,93 GeV, e ottengo così 6 GeV e mezzo. Adesso ho sia l'energia cinetica che l'energia di riposo espressa in electron volt, quella di riposo in giga electron volt, quella cinetica in mega electron volt. Quindi devo fare ancora una piccola equivalenza, o porto i giga electron volt in mega electron volt moltiplicando per 1000, quindi potrei scrivere 6500 MeV, che sarebbe la cosa più semplice. Oppure porto i MeV in GeV dividendo per 1000, quindi 50 MeV diventa 0,050 GeV. Adesso che ho tutto in GeV, posso fare il confronto fra l'energia cinetica e l'energia di riposo. Il rapporto è 0,050 diviso 6,5. Questo rapporto fa questo numero, invertendo questo numero otteniamo 1 su 131, che è lo stesso valore che avevamo ottenuto prima. Cioè avevamo ottenuto che l'energia di riposo era una frazione 1 131esimo, volevo dire l'energia cinetica è una frazione 1 131esimo dell'energia di riposo. Quindi qui è finito l'approfondimento che ci ha portato allo stesso risultato, l'energia cinetica molto più piccola dell'energia di riposo, ma in cui abbiamo fatto il confronto con gli electron volt anziché con i joule. Era più facile con i joule. Per questo motivo direi che questo approfondimento si può anche trascurare, perché conviene trasformare gli electron volt in joule piuttosto che il contrario.